Draghi in azione al porto di Fano, dove oggi sono iniziati i lavori di dragaggio. E per illustrare alla stampa e agli operatori portuali l'intervento avviato e il progetto complessivo, il sindaco di Fano Massimo Seri ha indetto una conferenza sul posto con l'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini e i tecnici comunali. Nel far notare che l'intervento non ha precedenti, il primo cittadino ha ricordato lo slogan utilizzato in campagna elettorale. La città deve essere seria, capace e giusta, e con questa operazione abbiamo dimostrato di essere capaci. Al largo di Ancona è previsto il rilascio di circa 25.000 metri cubi tra sabbie e fanghi provenienti dall'imboccatura del porto e dal bacino di evoluzione. Durante l'escavazione, che andrà avanti per 40 giorni, verrà ristabilito un fondale di circa 4 metri. Non è un intervento spot, perché a questi ne seguiranno altri due, un altro dragaggio di 24.000 metri cubi quando la cassa di colmata ci consentirà di trasportarli, e ci sarà un altro dragaggio all'imboccatura che andrà a ripascimento. Quindi complessivamente parliamo di circa 60-65 mila metri cubi, ma non ci vogliamo fermare qua, perché con questo intervento noi risolviamo il problema per un paio d'anni, poi ritorneremo al punto da capo. Per questo motivo Seri ha già incontrato i consiglieri regionali eletti a Fano e nel comprensorio, a cui ha chiesto di lavorare su una legge inerente ai dragaggi e ai ripascimenti, con l'obiettivo di una manutenzione ordinaria e annuale. Questa per lui è la vera sfida. È una bella festa, sono contento anche per la marineria, per la pesca, per il porto turistico, per la cantieristica, perché è anche un discorso di prospettiva, per cui veramente oggi è una bella giornata. Soddisfatta anche la marineria fanese. Per il direttore di Comar Pesca Marco Pezzolesi, questo intervento sta a significare che quando l'amministrazione comunale si impegna ottiene risultati. Ovviamente siamo soddisfatti, ma lo consideriamo un punto di partenza e non d'arrivo, perché 25.000 metri cubi non è che risolvano il problema del porto di Fano, però con questo dragaggio di 25.000 metri cubi sicuramente i nostri pescatori il 27, quando riprenderanno la pesca, potranno andare in mare più tranquillamente, insomma, non avranno sicuramente i problemi che avevano nei mesi scorsi, e quindi siamo molto molto soddisfatti. Ci auguriamo che sia appunto solo l'inizio, perché la marineria di Fano era oramai al collasso, anche le attività collegate alla pesca si erano trasferite in altri porti, non abbiamo più un'officina meccanica per esempio a Fano, i nostri pescatori sono costretti a fare i lavori in altre città, mentre un tempo venivano altre imbarcazioni nel nostro porto. Per il consigliere di Marina De Cesare Enrico Bertacchi, questo dragaggio rappresenta invece un punto di arrivo. Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni era di denunciare una situazione che andava sempre via peggiorando. E tanto che siamo arrivati a un ATP col Tribunale di Pesaro, che voi conoscete, che ha dichiarato che c'è stato un danno, poi più o meno il valore si può essere oggettivi o soggettivi, però c'è stato un danno per la Marina. Questo è già un buon punto di arrivo. La cosa che trovo interessante è la presa a coscienza che questa deve essere un'attività duratura nel tempo, che si faccia con una programmazione, e che non è una programmazione solo degli addetti del porto, ma deve essere di tutta la regione. Do veramente il merito al sindaco di aver mantenuto quello che aveva detto.